questa sera a Pole Position tratteremo il settore automobilistico, nello specifico il mercato aftermarket. Qui con noi abbiamo il signore Simone Castiglioni, buonasera, benvenuto. Buonasera. Amministratore delegato della società AC Roll Car. Buonasera. Buonasera. È un'azienda che è stata fondata nel 1986, è corretto? Corretto, nasce nel 1986 grazie all'intuizione di mio padre e che vede la necessità del mercato di avere un nuovo prodotto che in realtà sul primo impianto nasce proprio negli anni precedenti, immediatamente precedenti, e che quindi sul mercato dell'aftermarket comincia a generare una domanda, soprattutto in termini di kit di elettrificazione. Nasce quindi AC Roll Car, un'azienda partecipata del gruppo Roltra, che è Roltra azienda di produzione al primo impianto di alzacristalli elettrici. E quindi viene costituita questa società con intenti puramente commerciali, quindi distribuire gli alzacristalli elettrici nell'aftermarket. Quindi un'idea ben precisa. Un'idea molto ben precisa, che si evolve comunque molto rapidamente, perché già subito nell'anno 1992 cambia la configurazione, nel senso che da azienda puramente commerciale si trasforma in azienda produttiva, per la necessità di ampliare la gamma e quindi avere anche tutti quegli altri prodotti che non potevamo avere dalla casa madre Roltra per vetture di differenti da quelle che per cui Roltra lavorava. E quindi viene costituita nel genovese una piccola società con l'obiettivo ben preciso di produrre alzacristalli adattabili. Ecco. Mi spieghi bene il core business dell'azienda? Beh, l'attività fondamentale di AC Roll Car è chiaramente quello di produrre e distribuire alzacristalli elettrici e manuali in tutte le loro declinazioni. Difatti abbiamo diversi tipi di prodotto. Oggi tocchiamo circa 3.000 riferimenti di alzacristalli elettrici e manuali nelle varie forme, dal semplice meccanismo all'alzacristallo elettrico. Quindi avete un ampio comunque catalogo? Molto ampio. Compriamo, dicevo, 50 costruttori auto, possiamo coprire 50 costruttori auto. Oltre a questi abbiamo anche poi gli sistemi elettronici, quindi con il comfort, anche con le ultimissime tecnologie utilizzate dai costruttori auto, che sono i Link Protocol, quindi i sistemi di comunicazione tra automobile e i vari accessori di cui sono equipaggiate. Io so che nella vostra azienda comunque produzione, qualità e controllo finale sono alla base comunque, quindi mi chiedo quali sono i punti di forza precisi, oltre a queste basi che ho già detto io, dell'azienda? Beh, la qualità direi che è quasi una vicenda ossessiva, nel senso che proprio per un ulteriore passaggio storico dell'azienda che avviene nel 2007, quando ci avventuriamo nella lontana Cina e costituiamo anche lì un'unità produttiva, inizialmente per l'original equipment in Cina e subito dopo anche per l'aftermarket. Quindi una terra lontana con una cultura molto diversa e dove le realtà sono molto variegate, il concetto di qualità si è consolidato in maniera, come dicevo, quasi ossessiva, proprio per poter garantire quelli che sono gli standard europei, pur con un prodotto realizzato in un paese che era notoriamente legato a concetti di prodotti di scarsa qualità. Beh, comunque, come dicevamo prima, la qualità è fondamentale, voi avete degli alti standard. So che siete anche presenti in 40 paesi e infatti mi chiedo, quali sono i progetti futuri dell'azienda? Beh, i progetti futuri dell'azienda sono quelli di seguire, sono i principi che abbiamo sempre seguito, ossia ascoltare che cosa ha bisogno il cliente, essere molto attenti alle evoluzioni del mercato, soprattutto oggi in un mercato che è in forte trasformazione. Proprio la catena distributiva si sta trasformando profondamente, tant'è che negli ultimi 2-3 anni ci sono state delle acquisizioni nel nostro settore veramente notevoli. Aziende di oltreoceano, dagli Stati Uniti, sono venute qui in Europa e hanno acquistato i più grossi attori della distribuzione. A quello bisogna aggiungere, secondo me, il fatto che proprio l'automobile sta cambiando.
non tanto dal punto di vista dell'alimentazione, piuttosto che sia elettrica, diesel, quello direi che è secondario, ma come è percepito l'automobile? Bisogna stare al passo e migliorarsi sempre di più alla fine. È assolutamente fondamentale, soprattutto nei confronti del mercato. Bisogna sapere che cosa vuole il mercato, si potrebbe avere, perché si rischia di avere il più bel prodotto del mondo ma non avere a chi poterlo vendere. Quindi bisogna stare attenti al mercato e attenti comunque al consumatore. Io la ringrazio per essere stati qua con noi questa sera. Ricordo che qua con noi c'è stato il signor Simone Castiglioni, amministratore delegato della AC Roll Car. Grazie mille. Grazie a voi. Noi invece aspettiamo di vedere i nostri prossimi ospiti cosa hanno da raccontarci qua a Pole Position.